quiz della Guardia di Finanza alla Fiera del Mestolo di Arezzo. Circa 250 i prodotti che sono stati sequestrati, per lo più giocattoli e prodotti elettronici, tutti non conformi agli standard di sicurezza. Quattro i commercianti che sono finiti nel mirino delle fiamme gialle. In un caso, ad un cittadino bengalese si è proceduto al sequestro amministrativo della merce anche per commercio abusivo su aree pubbliche. La stessa persona era anche completamente sconosciuta al fisco. L'operazione ha richiesto l'impiego dei finanzieri della compagnia di Arezzo, sia in divisa impiegati nell'ambito del dispositivo dell'ordine e della sicurezza pubblica disposto dal prefetto di Arezzo, che in borghese, con l'obiettivo di contrastare l'abusivismo commerciale e svolgere i consueti controlli tesi a verificare il regolare adempimento sull'emissione dello scontrino fiscale da parte degli operatori economici presenti alla fiera. Anche in questo settore numerosi controlli effettuati con tre irregolarità rilevate. La lotta all'industria del falso e ai prodotti contraffatti si colloca tra i principali obiettivi della Guardia di Finanza per tutelare la sicurezza dei mercati, la cui stabilità viene minata da quella che è una concorrenza sleale che sottrae alla collettività importanti risorse attraverso l'evasione fiscale.